possano i nomi di queste vittime non perire mai. È iniziato con questa citazione dal discorso di Benedetto XVI allo Yad Vashem nel maggio 2009, il primo appuntamento del programma di iniziative per ricordare Odoardo Focherini nel 65° anniversario della morte. Nell'auditorium della Biblioteca Loria di Carpi sono state le immagini a condurre il pubblico nel difficile accidentato cammino della memoria, dove si intrecciano i ricordi personali, i tentativi di allontanare lo spettro della tragedia dalla propria esistenza, le omissioni pubbliche, i revisionismi storici. Il regista Nelson Bova ha presentato la versione definitiva del film Il vento bussa alla mia porta, che ha come protagonista la nipote di Odoardo Focherini, Anita Semellini, alla ricerca della verità sul nonno. Presente un altro protagonista del film, Vittore Bocchetta, ex deportato che si definisce soldato della memoria, autore di un interessante dialogo sul valore della memoria con la giovane Anita. Poi un altro contributo filmato, commentato da Maria Peri, dedicato al campo di Flossenbürg, dove è stato realizzato un memoriale e che ogni anno raduna ex deportati e autorità per una celebrazione commemorativa. E un ricordo di Odoardo Focherini è stato fatto anche durante la messa del 1° gennaio in cattedrale, presieduta dal vescovo Elio Tinti. Qui è stato ricordato il servo di Dio Odoardo Focherini nel 65° anniversario della morte avvenuta a Hersbruck nel dicembre del 1944. Un'immagine inedita di Odoardo campeggiava ai piedi dell'altare come icona del cammino che la diocesi di Carpi sta compiendo alla riscoperta della santità per essere sale della terra, luce del mondo. La Consulta diocesana per le aggregazioni laicali ha dedicato a Odoardo Focherini il libretto della messa e donato un'immagine ricordo con una frase tratta da una lettera alla moglie Maria Marchesi, scritta prima di lasciare il campo di concentramento di Grisa, Bolzano, nel settembre del 1944. Un testo che rivela la sua profonda fede e l'immenso amore per la moglie e per i figli, che ne hanno sostenuto fino all'ultimo la speranza del ritorno alla gioia della quotidianità. Siamo con il rabbino Goldstein, rabbino capo di Modena e Reggio Emilia, a un incontro dedicato alla figura di Odoardo Focherini, testimone della carità. Quando ho ricevuto la richiesta di venire qui a parlare oggi, sono andato un po' a studiarmi questa figura, che non conoscevo per dire la verità, e mi ha veramente impressionato. E quello che nel mio intervento di oggi vorrei far capire, vorrei far sentire un po', cosa voleva dire in quell'epoca lì fare i gesti, cioè operare nel modo in cui ha operato Focherini, con dei gesti così umani, di grande umanità, e mettere a repentaglio la propria vita in un periodo così per degli, almeno dal punto di vista del governo, del regime, degli stranieri. Non solo per il clima che si era creato dal 39 al 45 o in Italia da quando sono entrate le truppe naziste, ma anche per il clima precedente, in cui si sono creati i presupposti per rendere certe persone, gli ebrei in particolare, ma non solo, degli estranei completi ai quali si poteva far di tutto, rendendo delle persone non persone. Con un lavoro di anni prima si è arrivati al punto che per la maggior parte del popolo fare delle cose, delle azioni anche molto pesanti verso delle persone non era una cosa così strana. In un periodo così agire come ha agito Focherini era una cosa veramente grandissima.